Meno di 24 ore, questo è il tempo impiegato dalla Protezione Civile Toscana per realizzare ai piedi di Castelnuovo, sull'altopiano dei Navelli, a circa 10 km dall'Aquila, la tendopoli che ospita i 200 sfollati, 80 persone che hanno trasportato e montato 25 tende per un totale di 200 posti letto, 5 bagni da campo, 3 torri faro e 5 punti luce. Il paese di Castelnuovo, che è qui a 300 metri, è una situazione devastante. Insieme a Onna è il paese più colpito di tutto il terremoto, insieme all'Aquila evidentemente. I 200 abitanti si sono trasferiti in blocco all'interno di questo campo e bisogna dire che il terremoto ha avuto il giudizio di arrivare 4 giorni prima, perché qui ci sarebbero state molte più vittime rispetto alle 6 che ci sono state se si era già nelle vacanze di Pasqua. Ad assistere la comunità, insieme alla Protezione Civile Toscana, anche i volontari dell'ANPAS, Misericordia, Croce Rossa e VAB, che con l'aiuto degli sfollati organizzano la vita del campo. La prima notte successiva a sisma abbiamo trovato al nostro arrivo, perché noi siamo arrivati la notte tardi, tutti i residenti in auto e quant'altro in stato di confusione. Per fortuna, grazie al sistema sanitario nostro, abbiamo portato dietro anche dei medici del 118 che hanno iniziato subito a fare delle attività di colloqui per capire giusto quelle che erano le loro condizioni e anche attività di primo soccorso sanitario. Sicuramente quello che abbiamo cercato di fare è quello di integrare le persone presenti al campo, che ad oggi non sono occupate in niente, in attività oltre di carattere ludico ai bambini, anche in attività proprio prioritari per la sussistenza del campo, quindi i residenti insieme a noi servono i pasti, puliscono i bagni, realizzano altre cose e questo gli permette di essere un po' più sereni e di non pensare ai problemi che ci sono. Lo spirito di collaborazione, la voglia di fare, forse un po' la riservatezza dovuta magari a queste comunità un po' distanti da grandi centri, si è però rilevata molto importante e questo ci ha permesso di lavorare in maniera più tranquilla, senza pressioni e di riuscire a portare avanti la cosa nel migliore dei modi.